Allora, il video è storto, ma non importa. Allora, avevo già fatto un video in cui parlavo di Lynch, che si chiamava Lynch Approach, una cosa del genere. Però io volevo aggiungere una cosa. Non ho mai capito questa cosa, ma perché Lynch è l'unico regista che... Chiedo alle persone, amici, cosa ne pensi, così, e vabbè, o non lo conoscono, oppure dicono o che gli piace o che non gli piace, ma sostengono che sia difficile spiegarlo. Ho cercato di guardare, tipo, su internet anche per capire un attimo l'opinione, cioè, in un certo senso l'opinione, ma anche proprio la... come dire... una specie di, mi guardo intorno, di recensione rispetto a Lynch, per capire come viene spiegato, ma tutti quanti, tutti, sostengono che è troppo difficile per essere spiegato. Io sono, non sono per niente d'accordo con questa cosa. Io lo ammetto, cioè, a me, cioè, a me non è che mi piace Lynch perché voglio fare, o perché so di essere, o perché voglio essere una persona che pensa più dell'altro, ma proprio perché sono pigro e quando guardo un film non ho voglia di, anche perché non saprei, forse stare a trovare tutti quegli aspetti sotterranei, quegli aspetti che portano a un qualcos'altro, che possono essere politici o cose varie. Io credo che David Lynch sia assolutamente facile. In che senso? Secondo me è uno dei registi più facili di tutti. Perché questo? Perché Lynch, secondo me, ti mette in superficie tutto. La profondità di quello che può essere una sensazione, di quello che può essere un concetto. Lynch te lo disegna. Cioè, non hai bisogno di pensare e fare un collegamento, un'interpretazione rispetto a qualcosa che fa per andare a indagare nel surreale, nell'avanguardia, no, cioè Lynch è tutto lì. Quando tu guardi un film di David Lynch, Strade perdute, ti cominci a chiedere: ah, secondo me questa telefonata nel quale lui si risponde quello che è stato è perché lui vuole fare riferimento a Freud, l'inconscio. No, cioè lui stesso, quando nell'intervista dice che non sa il motivo per il quale ha fatto qualcosa, secondo me non è assolutamente una posa. Secondo me lui veramente è uno che ha in mente qualcosa e te lo disegna sullo schermo. Magari ha in mente un concetto profondissimo che non sa spiegare, ma per fortuna che non sa spiegare, perché sennò sarebbe descrittivo. Lui te lo disegna lì sullo schermo. Lynch non ha, secondo me, c'è cioè una grandissima profondità, ma che ti butta lì. Cioè, tu guardi Lynch, guardi un film di Lynch, è un'esperienza. Finisci di vederlo e boh, non è che devi stare a pensare, aspetta, voleva dire questo o quell'altro, non l'ho capito. Lynch non devi capirlo, Lynch devi viverlo. Io non è che voglio fare l'esagerato perché sono un fan di Lynch, no, c'è, cioè Lynch è quella cosa lì. Lynch non è assolutamente un film per intellettuali, per gente che vuole trovare nel cinema un qualcosa di cerebrale, no, è un qualcosa per gente che vuole andare sulla montagna russa, vuole andare a Gardaland, ma non può farlo. Allora si guarda un film di Lynch e nel vero senso della parola, secondo me, si fa un'esperienza che finisce lì. L'arte vera, secondo me, non è quella che rimanda ad un qualcos'altro, ma è quella che è fine a se stessa. Lynch è assolutamente fine a se stesso, quindi basta questa storia di cosa ne pensi di Lynch? Però su Lynch non posso dire niente perché dovrei studiare di più, ma non c'è un cazzo da studiare su Lynch, secondo me, cioè veramente è lì, è quello. È quello, io sono pigro, per quello che mi piace Lynch. Perché non lo capisco, perché so che è qualcosa che è lì, pam, e basta, e basta, e è qualcosa di sensazionale, a livello di sensazioni. È proprio l'opposto dell'intellettuale, dell'intellettualoide. È l'opposto, c'è molta più profondità in film, anche magari che possono... Cioè, nel senso, un film che... non so, Titanic, è molto più... Cioè, come dire, ha molti più riferimenti. No, forse Titanic proprio no. Però vabbè, comunque un film anche che esce adesso, così, una commediola del cazzo, è più, diciamo, ha più di non detto, o perlomeno ha più da indagare, o perlomeno ha più da fare
far collegamenti con concetti magari di per sé banali che non Lynch, perché magari c'è il film stupido, banale così, che però come tema il fatto che dobbiamo apprezzare, che non dobbiamo disprezzare chi è diverso. Già questa cosa qui, per quanto possa venire spesso in maniera banale, però ha un collegamento, quindi nella sua superficialità, cioè no, nella sua banalità comunque deve fare un collegamento. Quando guardi Lynch non ti sta dicendo nulla, ti sta proponendo, secondo me, ti propone la possibilità di poter vivere un qualcosa che inizia quando metti play e finisce quando finisce il film. Punto. Quello, il motivo per il quale mi piace il cinema è che il cinema, secondo me, sono immagini e suoni. La sceneggiatura, gli attori, la recitazione, cioè tutto il resto è correlato, ci può stare, magari, ma è una cosa in più. Lynch utilizza immagini e suoni, chiaramente anche attori, no, chiaramente, potrebbe anche non utilizzarli, però utilizza immagini e suoni e ti dà quel qualcosa che tu non devi capire. Lynch è la cosa che meno, secondo me, devi capire al mondo, devi guardarlo e fine, punto. Non riempirsi la bocca di discorsi intellettualoidi perché Lynch voleva dire no, basta, Lynch te lo vedi, te lo vivi, basta. Questo, secondo me, è la interpretazione che bisogna dare di Lynch, cioè non interpretarlo, viverlo e punto.